A Borodianka, in Ucraina, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari impegnati nella ricerca di corpi sotto le macerie dopo l'abbandono della città da parte dell'esercito russo. Il centro è deserto, solo detriti, i residenti cercano di recuperare alcuni effetti personali. I corpi dei miei figli sono sotto le macerie da 36 giorni. Mia figlia e mio genero sono morti, non ci sono più. Ora vivo con i miei nipoti che sono diventati orfani. Gli abitanti non hanno più una casa, sono costretti a preparare da mangiare in strada, come questo gruppo di 8 persone che ha acceso un fuoco con il legno delle scatole delle munizioni abbandonate in città. A Bucha i civili fanno la fila per la distribuzione del cibo donato da una chiesa locale. È passata più di una settimana da quando le truppe russe si sono ritirate dalla città, disseminata di cadaveri di civili per le strade e nelle fosse comuni. A Varvenkova, nell'est del paese, i soldati delle forze di difesa territoriale si preparano all'offensiva russa, sempre più vicina. Mosca ha spostato la sua attenzione sull'Ucraina orientale e meridionale, dopo la dura e inaspettata resistenza che ha stravolto il piano di conquistare rapidamente Kiev. A Kramatorsk, dopo il massacro di civili alla stazione ferroviaria, gli abitanti lasciano la città a bordo di minibus guidati da autisti volontari in contatto con l'esercito ucraino. A Mariupol, sotto assedio costante da oltre un mese, i bombardamenti indiscriminati da parte delle forze russe hanno impedito l'evacuazione dei civili in diversi corridoi umanitari concordati. Chi voleva fuggire è rimasto imprigionato e ora aspetta un momento favorevole per scappare.